Eccoci qua, anche oggi una piccola pillolina per quanto riguarda la costruzione di un nuovo prototipo di mandolino che sto facendo con forma tedesca, la cassa che ho usato praticamente è a 16 doglie, costruzione è venuta perfetta all'interno, veramente precisissima. Le doghe marizzatissime. Il problema è che volevo fare un mandolino che suonasse ancora più forte e proverò questa volta a utilizzare il Nomex, che è un materiale, una fibra aramidica alveolare, che è interposta tra due piani in abete o un abete o cedro, dipende da seconda di quello che uno vuole ottenere. Per far questo bisogna chiaramente costruirsi una controforma che abbia esattamente, diciamo, la curva del piano armonico, perché per incollare la fibra aramidica ovviamente bisogna incollarla sotto vuoto, quindi devo costruirmi un piano di appoggio dove posizionare il primo piano, la fibra aramidica e il secondo piano, per incollarli poi sotto vuoto con una resina epossidica. Per far questo ovviamente ci vuole, non ho un CNC per il momento, ma mi arriverà credo prossimo anno e sarà la cosa migliore per fare questi modelli, per questi stampi è la cosa migliore, però va bene anche fatto a mano. Diciamo che adesso devo dare esattamente la forma del piano armonico su questa tavola che ho costruito, con un'inclinazione che già ho predisposto, che è circa 9 gradi del piano alla piega, e ovviamente con una bombatura che è circa all'incirca, questa qui che mi sono calcolato, che è circa 2, cioè al centro dista circa, il raggio adesso non mi ricordo quanto è di curvatura, ma l'ho calcolato, mi sono creata questa dima per poter controllare passo passo nei vari punti se la bombatura è precisa. Io utilizzerò ovviamente questa forma concava, dove ho messo della carta vetro, e chiaramente la utilizzerò per darmi la forma, vedete, in questo modo, cercando di essere, aiutarmi anche o eventualmente con determinati gessetti che ho qui, adesso mi metto io dove li ho messi, non mi ricordo, eccoli qua, praticamente per vedere più o meno dove sto mangiando. Ed è questo l'unico sistema per il momento per crearsi una controforma per poter poi dopo incollare ovviamente i due piani armonici con la fibra aramidica all'interno. La fibra aramidica che mi serve è molto leggera, impregnata con la resina epossidica, molto liquida eccetera, permette di avere una rigidezza e una resistenza del piano armonico superiore con una grande leggerezza, quindi praticamente i piani armonici posso fare anche abbastanza sottili. In effetti io ho fatti quasi 1,5 mm sopra e 0,8 sotto, che in totale sono, sarebbero quasi 2 mm o qualcosa, che su un mandolino rischierebbe di rovinarlo, rischierebbe di cedere per la pressione delle corde eccetera. Ma interponendo questa fibra aramidica all'interno, che poi tra l'altro c'è anche una piccola camera di risonanza, vedremo cosa succederà. Io spero che questo nuovo mandolino sia abbastanza, le chitarre fatte in questo modo suonano fortissimo, poi indipendentemente dal tono eccetera, dalla qualità, dipende da tanti altri fattori, ma già da, siccome il mandolino è uno strumento che non suona molto forte, in concerto con altri strumenti non si sente tanto bene, e quindi sto cercando almeno di dare un buon volume a questo nuovo prototipo, che comunque ha una forma sicuramente che aiuta, perché la forma tedesca con il piano armonico del 23, larghezza, aiuta tantissimo sicuramente nella, per quanto riguarda sulle frequenze basse, sui bassi,
adesso vedremo un pochettino come riuscirà questo nuovo prototipo. Ciao a tutti!